vi avevamo preannunciato, ecco che il corteo si sta, diciamo, rischiarando e il falò si sta appunto completando, sta ricomponendo il corteo che sta riprendendo la strada del ritorno. Noi diamo ancora la linea al nostro Mario che credo abbia il microfono di ospiti della tribuna che sono stati con noi. Anche il sindaco il Camerino, dicevamo, tanti ospiti che stasera hanno fatto la bellissima cornice. Io vorrei avere per le conclusioni la presidente della soluzione Sandra Gentili. Sandra, raggiungici qua vicino perché ne abbiamo parlato più volte, 26esima edizione, per la prima volta una donna al timone dell'associazione Forza la Spada. Questa sera credo che il miglior ringraziamento sia stato per te, per la tua associazione, per questo colpo d'occhio bellissimo, un pubblico credo al di sopra di ogni più rosa aspettativa. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti li abbiamo più volte ricordati, il giorno ovviamente è domenica, per poi ho avuto un contatto diretto con Barbara Gattini, la quale si sente entusiasta di arrivare a Camerino, vero? Altri appuntamenti domani sera, sabato, per diciamo portare a termine una cavalcata di 10 giorni di grandi successi indubbiamente per una corsa alla spada che va sempre crescendo. Sì, domani sera, domani è arrivata al Santo Padrono e il corretto musicale e poi lo spettacolo di danza della parrocchia. Sandra Gentili, vulcanica, presidente della Federazione Corsa la Spada, Valentina, vai! Assistiamo adesso alla strada del sentiero di sostanza che torna indietro, molto lentamente abbiamo visto passare qui davanti a noi i corridori del sentiero di sostanza e a seguire il corteo dei figuranti. Anche per quanto ci riguarda, vedo il nostro direttore che sta concludendo le interviste dei protagonisti, stiamo del sistema che sta ricomponendo e sta, diciamo, progressivamente partendo dalla parte alta della città per concludere questa serata molto emozionante. Purtroppo, vedete, con la nostra voce non so se siamo stati in grado di far vivere le stesse emozioni che ci sono vissute questa sera a Camerino. Da chi da casa ci ha ascoltato in diretta sulle premesse di RCV Blu, ma sicuramente dei grandi strumenti per questa rievocazione. Marco, mi rubo il microfono perché qui vicino a me ho una signora che sta parlando con il sindaco, è la prima volta che vede un commento, lo sento anche da casa. Che impressione ha avuto di questa serata? Sai che per la prima volta la vita? Che sembra di vivere in pieno medioevo. Ecco, si può racchiudere tutto qui, quello che ha detto la signora, un spettacolo meraviglioso, sembra di essere nel Medioevo e a voi ricevo la linea. Grazie, grazie direttore, vai a tirare qualcosa da aggiungere. Sì, ma